Salve a tutti, non ci si vedeva da un po'. E come potete vedere, questo non è chiaramente uno dei giochi classici che portavo con Zook, ma essendo che è passato tanto tempo, volevo provare questa cosa nuova. Volevo provare a fare una serie su questo gioco, che come vedete ho già completato al 100% per cazzi miei. Vorrei provare a fare una serie. Comunque sia, vorrei provare a fare una serie su questo gioco e anche sul sequel, quindi La Camera dei Segreti, perché è una cosa che ho sempre sognato fare, guardare i video di Harry Potter per PS1 e per PC. Sono stati i primi video che ho visto su YouTube quando ero piccolo e quindi vorrei provarci. Dandovi anche degli approfondimenti e dei momenti didattici in merito ai film e ai libri, soprattutto in questo primo gioco perché è introvabile in italiano e quindi commenterò tutto quello che dicono traducendo e approfondendo. Vi lascerò la cutscene in italiano con Claudio Moneta e ci vediamo direttamente dopo la cutscene. Nel cielo stellato, quella notte, nulla faceva presagire le cose strane e misteriose che di lì a poco sarebbero accadute. Mentre i babbani, ignari di tutto, dormivano, dalle tenebre piovve un'enorme motocicletta cavalcata da un gigante. Il gigante, di nome Hagrid, lasciò un involto di coperte davanti all'ingresso dell'abitazione al numero 4 di Private Drive. Fra le coperte c'era una piccola creatura. Harry Potter, il bambino sopravvissuto. Per 11 lunghi anni, Harry visse con i suoi terribili genitori adottivi, i Dursley. Finché quel fatidico giorno ricevette la lettera che lo invitava a frequentare la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Hagrid portò Harry a Diagon Alley per acquistare del materiale scolastico decisamente fuori dal comune. Poco più tardi, Harry salì sull'espresso per Hogwarts al binario 9 e 3 quarti e si lasciò alle spalle il mondo dei babbani. Harry si sedette sotto il cappello parlante, sperando con tutto il cuore di non essere assegnato a Serpe Verde, ma a Grifondoro. «Non a Serpe Verde, eh?» gli sussurrò il cappello nell'orecchio. «Potresti diventare grande, sai. Qui, nella tua testa, c'è di tutto, e Serpe Verde ti aiuterebbe sulla via della grandezza, no?» «Beh, se sei proprio così sicuro, meglio...» «Grifondoro!» Welcome to Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. I am Albus Dumbledore, your headmaster. Now, Hogwarts is full of secrets, Harry, so search behind every door, but keep in mind, not all secrets are rewarding. Which reminds me, the third floor corridor is out of bounds to everyone who does not wish to suffer a most painful death. E cominciamo la nostra avventura. Allora, essendo che lo sto giocando. Essendo che lo sto giocando da PC, è un po' difficile da registrare perché ovviamente lo sto registrando in 4 terzi. È un po' complicato. Non ci fate caso. Comunque il contenuto è l'importante. Allora, siamo arrivati ad Hogwarts e come vedete tu quasi tutte le strade ci sono sbarrate e è abbastanza pilotato all'inizio il gioco.
Bisogna parlare con Fred e George che ci diranno, si presenteranno e ci diranno che la casa comune, la sala comune di Grifondoro è dietro il ritratto della signora Grassa, alla quale noi possiamo accedere tramite password, sì, tramite parola d'ordine, e all'interno troveremo altri NPC pronti a spiegarci le varie meccaniche del gioco, ad esempio le pozioni rigeneratrici che ci permetteranno di ristabilire tutta la salute, e le cioccorane che invece ristabiliscono una parte di salute. Qui abbiamo poi dove poter vedere il foglio magi, quello che è chiamato foglio magi, dove troveremo tutte le figurine streghe e maghi famosi. È un punto di salvataggio dove possiamo salvare in uno dei tre slot di memory card i progressi di gioco. E inoltre si trova anche una pagina della Gazzetta del Profeta che ci parla di una rapina avvenuta alla Gringotts, in circostanze anche abbastanza sospette, soprattutto perché pare che non sia stato rubato nulla in realtà. E quindi ci troviamo in questa situazione un po' bizzarra, perché la Gringotts notoriamente è un posto abbastanza sicuro dove tenere qualsiasi tipo di oggetto o semplicemente i propri risparmi. Adesso io vi mostrerò una cosa molto peculiare di questo gioco e anche del successivo, ovvero i passaggi segreti. Segnalati da queste librerie che sporgono, che sono anche abbastanza riconoscibili. Questo è il primo segreto che si incontra nel gioco e ci porterà alla prima figurina e streghe e maghi famosi. Merlin. Ogni volta che ne raccogliamo una, ce ne sono 18 se non sbaglio in tutto il gioco, 17, ogni volta che ne raccogliamo una, il gioco ci fa scegliere se vederla nel foglio magi per i dettagli, ma non è importantissimo. Per quanto sia un dettaglio abbastanza significativo, poiché nei libri vengono approfondite poco le figurine e nei film quasi per niente. L'obiettivo, o meglio, la speranza di questa serie sarebbe completare tutto al 100%, ovvero raccogliere tutte e 17 le figurine, prendere tutti i punti della casa e tutte le gelatine, tutti i gusti più uno, che in questo gioco sono in realtà solo di 4 gusti o 4 colori e vanno consegnate a Fred e George, i quali ci diranno al termine di ogni raccolta una parola d'ordine per un ritratto, il quale ci porterà a una ricompensa specifica. In realtà qui sono anche indicate, solo che sono un po' invisibili, diciamo, però è facilmente riconoscibile un manico di scopa, una figurina streghe maghi famosi e una protezione per il braccio da Quidditch. Ma adesso andiamo avanti con la trama. Incontriamo qui appunto Ron Weasley, il miglior amico di Harry, che a questo punto ci dice che Edwige, la civetta di Harry, è stata rubata da Draco Malfoy, il rivale antagonista soprattutto del primo libro. Molto, soprattutto del primo libro e poi verso la fine. E questo è in realtà un grosso tutorial per introdurre il giocatore ai comandi e alle azioni che si possono compiere in gioco, ad esempio arrampicarsi e saltare dalle sporgenze. E questo è un altro espediente per farci scoprire il parkour, volendo esagerare. E qua Ron ci abbandona nel suo ruolo di Virgilio di questo tutorial perché
Una volta raccolte tutte le piume di Edvige che noi seguiamo per capire dove è andata a finire, e una volta aperta la porta, a farci da cicerone c'è un altro personaggio molto importante dei libri, non tanto dei film, che è Nick quasi senza testa, un personaggio non morto, o per meglio dire è morto, è un fantasma, che ha rifiutato di oltrepassare la soglia della morte, quindi ha deciso di restare come fantasma in una condizione di semivita. Andando avanti nel gioco, raccolte di nuovo tutte le piume di Edvige disponibili nella stanza, è possibile proseguire in un'altra stanza dove Nick, quasi senza testa, ci farà un altro tipo di tutorial che riguarda invece il combat system, diciamo, volendo esagerare. Combat system che si basa sul mirare a qualsiasi tipo di creatura magica ostile e colpirla tramite il flipendo, che è una cosa anche abbastanza simpatica. È un incantesimo che nei libri e nei film non viene mai menzionato, ma è essenzialmente l'unico incantesimo che sa fare Harry nei giochi, almeno quelli di PS1. Poi quelli per PS2 avranno una larga varietà di incantesimi in realtà. Raccolte un'altra volta tutte le piume di Edvige e eliminate tutte le lumache per i punti della casa, possiamo proseguire in una stanza dove troviamo un libro tutorial che ci spiega che ci si può guardare intorno e mirare tramite il tasto triangolo, e possiamo fare anche una cosa di questo tipo. Questa è una, diciamo, tecnica di speedrunning del gioco, perché portare quel blocco a destinazione prima di parlare con Nick, quasi senza testa, ti permette di saltare il dialogo e guadagnare tempo. Questa invece è una chicca per il completismo, perché distruggere la Ragnatela ti fa guadagnare dei punti. E skippiamo anche il dialogo come fanno gli speedrunner, ma soprattutto perché non mi piace che ci sia rumore mentre spiego. E proseguiamo nella prossima stanza. Notiamo fin da subito che c'è una figura incappucciata che ci osserva. Una figura incappucciata che per ora non sappiamo chi è, ma chi ha letto i libri, ha giocato il gioco, ha visto i film, sa già chi potrebbe essere. Per chi magari ne è all'oscuro, anche se mi sembra difficile, io non lo dirò, non darò troppi dettagli sulla trama, cercherò di non dare troppi dettagli sulla trama, per quanto sia difficile fare approfondimenti senza menzionare la trama. In questa stanza troviamo invece un altro ragazzo di Grifondoro che si presenta con il nome di Neville Paciok, o ne in inglese Neville Longbottom. Neville è aggredito da questi libri volanti che sono una costante nei primi due giochi per PS1, e una volta abbattuti e guadagnati i punti, Neville troverà una leva che ci porterà finalmente nella stanza finale di questo tutorial, ovvero nella stanza in cui è imprigionato Edvige. Qui, sempre tramite tecniche di speedrunning, possiamo tirare un flipendo caricato al massimo verso Edvige e far partire la cutscene senza dialogare con Neville. Liberato Edvige, si conclude quindi questo tutorial che ci ha spiegato tutti i comandi del gioco alla fine e tutto quello che possiamo fare nel gioco, ovvero sparare, guardarci intorno, arrampicarci e saltare. Hi, nice to meet you. Non mi ricordo quello che stavo dicendo.
In ogni caso, arrivati alla fine di questo grande tutorial, possiamo proseguire con quella che è la vera avventura di Harry ad Hogwarts, ovvero interfacciarsi anche con i compagni e con le lezioni. Infatti, come vedete, ci viene consegnato da Edvige un manico di scopa utile per la lezione di volo, dove ci verrà insegnato da Madama Bumb a come volare con un manico di scopa. Ma io credo che per il primo episodio possiamo anche fermarci qui. Ho dato più o meno un'idea di come sarà questa serie, se la continuerò. In ogni caso, approfitto di questo spazio in cui andrò a salvare per dirvi che ovviamente torneranno presto anche i video con Zook, che non si vede da un po' ormai sul canale perché gli ultimi video li ho fatti sempre io. E buonanotte.